Allora, il 20, il 19 abbiamo fatto la vendemmia, 3 quintali di Merlot. Oggi 29 iniziamo la svinatura, dopo 10 giorni. Abbiamo preparato tutto l'occorrente e stiamo tirando giù il vino. Che profumo! Bello, che cos'è? Un Merlot? Merlot, questo è il Merlot. Adesso lo passiamo dentro le damigiane. Non è pronto naturalmente per No, bere, no, vero? ecco qui. Allora, vieni. Sì. Stiamo riempiendo le damigiane, poi riposerà per un po' di tempo, poi sarà cambiato di nuovo. Per Natale E per Natale abbiamo ce la il facciamo. Merlot stagione 2020. Quanti gradi fa in questo momento? Cioè quando Allora, ed è dovrebbe stato stare intorno ai raccolto? 12,40, 12,50. Questo perché faceva quando hai raccolto l'uva? Faceva quasi 22 Quasi 22. a mosto, si dice a Ammosso. mosto, poi si fa un Ok. calcolo e poi andiamo dall'enologo a misurare il grado esatto. Ecco qui, la Bello. damigiana è piena. Rosso Vediamo vermiglio. un attimo. Ecco qui. Vediamo un Oh, po'. Ah. bellissimo. Mettiamo contro luce. Oh, naturalmente ha bisogno di Bello, un periodo ancora di fermentazione e la bello. fermentazione Bellissimo. avverrà senza le vinacce. Un bel colore. Adesso carichiamo il piccolo torchio. Carichiamo le vinacce e poi inizia la torchiatura. Viene riempito. Questo è un torchietto piccolino naturalmente, altrimenti ce ne sono di più grandi. Fatta apposta per fare l'osolio. Quest'anno Va un pochino è un amore di abbassata. Merlot, certo, perché va riempito fino su. Poi montiamo i vari pezzi e cominciamo Che sono a questi? torchiare. Ora inizia la torchiatura. Le Vediamo. rovinacce. È una ginnastica per fare muscolo. Vero? Quindi hai messo i pesi? Questi sono dei... Non i pesi, sono gli spessori. Ah, gli Per spessori. il piano spingere le rovinacce e guarda che esce giù. Vediamo. Wow. Ma che profumino! Bello, Ecco qui, questa è l'ultima operazione, poi lo lasciamo riposare fino a dicembre.